Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale expatea.blog. Anche quest'oggi, venerdì alle 5, con il nostro appuntamento con Novella e Apericoach. Ciao Novella! Ciao, buon pomeriggio a tutti! Buon pomeriggio, oggi ho aspettato così non faccio errori. E ovviamente l'altra volta non abbiamo fatto subito, ma ovviamente Apericoach, salute Novella! Cin cin, io oggi ho un Merlot friulano. Io vado di Riesling tedesco. Ah, agli opposti. Però, insomma, è un inizio abbastanza metaforico per la tematica, no? Vero. Perché di cosa parleremo quest'oggi, Novella? Allora, oggi parleremo... Allora, il titolo della pre-coach di oggi è La partenza come un nuovo inizio. Okay. In realtà partenza non verso un paese qualsiasi, diciamo che parliamo del rientro, quindi del rientro in patria. La scorsa volta avevamo parlato, quindi la pre-coach numero 5, sì, avevamo parlato di come gestire un po' questo momento di arrivo in un nuovo paese, arrivo in Germania, arrivo a Berlino, e oggi parliamo invece del rientro in Italia o nella propria patria, diciamo in generale in Italia, perché parliamo italiano, quindi insomma rientriamo in Italia. L'appuntamento di oggi è rivolto a tutte le persone che quindi hanno già deciso di rientrare in Italia o sono forzate al rientro in Italia, perché ci sono anche queste situazioni. È rivolto alle persone che stanno ancora decidendo, che sono quasi ad una decisione, ma che hanno bisogno di uno spunto di riflessione, a tutte le persone che hanno un momento di defiance sulla propria permanenza in Germania, a Berlino, insomma nel paese in cui si trovano, e che quindi stanno un po' pensando, no? Riflettendo su questa cosa, ma non sono ancora in una fase embrionale dell'idea, e in generale a tutte le persone curiose che continuano a seguirci, sia live, ma soprattutto poi durante le visualizzazioni in settimana. E, ci tengo molto a dire che il flusso della conversazione oggi, anche oggi come le altre volte, avrà uno stile molto simile a quello di una sessione di coaching, quindi dove il coach non dà la sua visione del mondo, non dà la sua risposta, non dà la risposta, ma dà tutta una serie di, mette a disposizione tutta una serie di domande efficaci, di domande, non le definirei intelligenti, ma semplicemente domande giuste, per permettere una presa di consapevolezza da parte della persona, un momento di riflessione e poi soprattutto stimolare ad un'azione, quindi si lavora molto anche sulla presa di azione, sulla presa di responsabilità su un'azione futura. E, come sempre, servono carta e penna. Pronto? E come sempre, molto probabilmente andremo molto più veloce del tempo che in realtà ci vorrebbe per rispondere a ciascuna delle domande, quindi per permettere questa riflessione, ma visto che poi le visualizzazioni sono disponibili, quindi la puntata è disponibile in un secondo momento, si può riguardarla, stopparla, insomma, e permettersi, darsi questo momento di riflessione, di calma, no? Di calma e di introspezione, ecco, la parola giusta sarebbe introspezione. Quindi iniziamo. Io ti chiedo se per favore puoi, ecco, benissimo, grazie mille. Allora, visto che insomma va tutto un po' come attraverso le metafore, qua abbiamo la metafora della chiave, no? Utilizziamo la chiave per chiudere la porta di casa, quindi come ultimo atto, diciamo, della partenza. E la domanda che pongo però per prima è: perché torni? Quindi già qua capiamo, no? Ciascuno di noi risponderà: è una mia decisione? O è una decisione che mi viene imposta? Se è una decisione mia, quali sono le motivazioni per cui torno in Italia? C'è una nuova carriera che sta partendo? C'è una necessità familiare? Una voglia familiare, no? Una voglia di ricongiungimento magari? Oppure si è stati costretti perché c'è una situazione familiare in Italia che richiede una... problematica che richiede una presenza molto più assidua.
E se è una decisione imposta dal contesto, quindi se non è una decisione che abbiamo preso noi volontariamente, quindi abbiamo un livello di energia molto alta, no? Nel prendere e partire. Quindi se non è questo il caso, quindi se è una decisione che ci è stata imposta dal contesto, quali sono le ragioni che potrebbero anche spingerci, motivarci ancora di più? Quindi cerchiamo di trovare quali sono le motivazioni interne, quali occasioni potremmo cogliere al volo. Nello spostarci, nel rientrare nella nostra patria. Qui chiaramente la riflessione è molto lunga e complessa, nel senso che ci spinge a cercare di capire effettivamente quali frutti potremmo cogliere nel rientro. Chiaramente il lavoro del coach in questo caso sarebbe molto molto approfondito, però se vi prendete alcuni minuti, 5 minuti per esempio, per sforzarvi a elencare quali sono le ragioni del ritorno, del reingresso di nuovo in patria, sicuramente salta fuori qualcos'altro. Le chiavi che io ho messo con questa etichetta vi servono proprio a scriverci dentro le motivazioni. Ne ho messe tre solo per spingervi a metterne tre, ce ne potrebbero essere anche 4, 5, 6 o forse solo una. Spingo sempre almeno a farne un paio di riflessioni. Io inizio sempre dal perché è un po' avere come si dice in inglese, il purpose, la finalità di un'azione ci aiuta ad essere più coscienti. Però è anche importante capire come ci sentiamo, come ti senti partendo. La metafora qua è la catena. Immaginate di essere incatenati, no? Di avere anche una palla che vi tiene incatenati prima di partire. Quindi questa catena che vi tiene legate le gambe può essere chiusa. O può essere aperta, quindi avete degli anelli che sono chiusi e avete degli anelli che sono aperti. Negli anelli che sono chiusi, cercate di identificare quali sono le emozioni negative, le emozioni che vi tengono più bloccati, sono bloccanti. C'è ansia, forse, c'è molta preoccupazione, c'è dolore per questa partenza. E quali sono le motivazioni? Quindi qui gli spazi gialli che ho identificato, ne ho identificati quattro, due per l'anello chiuso, due per l'anello aperto, però chiaramente potrebbero essercene molto di più. E vi invito a riempirli, no? Con le emozioni negative che provate, in corrispondenza degli anelli chiusi, invece con le emozioni positive in corrispondenza degli anelli aperti. In che senso emozioni positive? Magari invece di ansia è aspettativa, cioè siamo carichi, molto carichi per questa partenza. E come mai siamo così tanto carichi? E possono nascere da qui un sacco di riflessioni riguardo al fatto di rientrare finalmente a casa, di avere tutto molto più familiare, di riuscire a, per esempio, rientrare in contatto con amici che non si vedevano più da molto tempo, o riuscire a intraprendere una carriera professionale che è molto più soddisfacente, magari perché c'è un salto di carriera passando da un paese all'altro, oppure portando tutte le nostre esperienze che abbiamo avuto in Germania o nel paese in cui stiamo vivendo, riportandole a casa. Nel caso in cui ci sia un senso di liberazione, no? Tante va, basta, finito, chiuso, no? Probabilmente è la scelta giusta, no? Nel senso, se sentiamo questo senso di liberazione, probabilmente è la scelta giusta che stiamo compiendo. Quindi scriviamola nell'anello aperto. Ma teniamo a mente, che ci sono anche dei passaggi successivi, no? Quindi cerchiamo di razionalizzare anche questo senso di liberazione che abbiamo. È veramente la scelta giusta oppure stiamo semplicemente dimenticando qualcosa, che ci ha fatto soffrire? Quindi stiamo cercando semplicemente di liberarci di qualcosa che non siamo riusciti a gestire in maniera efficace. Oh, un bambino che piange da fuori la finestra. Non so se si sente. Allora, è qui la strada, ecco, ci ricordiamo che c'è una strada fuori, no? Una strada con tanti passanti e anche con degli scatoloni che vengono lasciati in giro a volte o degli oggetti che vengono lasciati in giro, super Schenken, quindi a disposizione di chi vuole prenderli. Questo è tipico della cultura berlinese, anche in altre città della Germania ci sono. Non conosco le usanze a livello internazionale, non mi è mai capitato. La riflessione qua è cosa lasci?
Cioè, purtroppo, quando una persona deve partire, deve lasciare qualcosa. Qua a Berlino, proprio, no? In tutti i forum, lascio questi oggetti, sto tipo moving sale, no? Sì, c'è, lo sai che c'è tutta una serie di pagine che poi si chiamano Free Your Stuff, Sì, liberati delle free tue yourself. cose quasi, sì, è tradotto. Esatto, chiaramente qua non stiamo pensando all'armadio enorme che abbiamo in casa e che non possiamo riportarci in Italia perché comunque no, l'abbiamo comprato da poco, nel senso nel negozio si chiama poco o all'IKEA e quindi non vale la spesa portarlo a riportarlo in Certo. Italia. Non stiamo parlando del letto, non stiamo parlando della scrivania, non stiamo parlando del tavolo, stiamo parlando soprattutto di cose interiore soprattutto, o anche di persone che ci hanno circondato. Quindi, non so, anche un lavoro stimolante che stiamo lasciando, un ambiente culturale frizzante, chiaramente Berlino su questo è molto avanti, no? Tornare in Italia potrebbe significare, per esempio, dover lasciare andare questa parte. Dover rinunciare ad essere in un ambiente multiculturale, per esempio, estremamente multiculturale, un ambiente inclusivo. Quindi cosa siamo costretti a lasciare andare? Ci aiuta perché porta la consapevolezza che in Italia probabilmente non sarà così. Dico probabilmente, perché magari ci sarà qualche sorpresa. Magari vediamo le cose in maniera molto più negativa di quello che poi in effetti sarà. La prossima parte è dedicata al cosa ti porti invece, quali sono le consapevolezze che abbiamo raggiunto durante la nostra permanenza all'estero. Per esempio anni di carriera o per esempio altre componenti culturali. Anche semplicemente, no, ritornando un po' indietro a quello che dicevamo prima, la cultura del riciclo, no? La cultura del donare a qualcun altro qualcosa che non ci serve invece di buttarlo via. Oppure tante altre componenti che vorremmo portare veramente dietro. Un'esperienza identitaria, per esempio, molto forte come la maternità. Un'esperienza formativa come l'università. Tante piccole esperienze di crescita sono cose che ci possiamo portare dietro, o se sono anche delle amicizie, come possiamo portarcele dietro? Nel senso che al mondo d'oggi chiaramente è meglio essere sempre vicini, ma ci sono delle amicizie che durano e perdurano nonostante la distanza e gli anni. Quindi cosa vogliamo portarci dietro di estremamente prezioso? E dicevo identitario perché chi sei diventato è una domanda molto importante. Una frase del film Il curioso caso di Benjamin Button, non so se l'hai visto, Ivan. Sì, dice, c'è una frase a un certo punto detta da Brad Pitt, dice, insomma, è tutto uguale, ritorni a casa ed è tutto uguale. Le sensazioni sono tutte uguali, quello che vedi fuori è tutto uguale, e alla fine ti rendi conto che l'unica persona che è cambiata sei tu. Il percorso che abbiamo fatto fino adesso tende proprio a questo. La persona che è partita 10 anni fa o 5 anni fa, Ivan, tu 13 anni fa, forse, se non mi sbaglio, 13 anni fa, non è la stessa persona che sta rientrando in Italia. Quindi chi sei diventato, com'è cambiata la tua identità, chi sei, in cosa ti sei trasformato, cosa anche hai scoperto di te stesso, che puoi farcela per esempio senza grandi supporti economici, se ce la puoi fare, sei diventato magari una persona molto attenta alle tematiche internazionali, forse in queste giornate, insomma, no? Tematiche internazionali o tematiche che riguardano diciamo la cultura internazionale. Magari sei partito un po' più, non so, dico, un po' più naif e ritorni invece con molte più consapevolezze.
Certo, con meno interessi, o magari sono stato comunque ingruppato in certi gruppi di discussione, ingruppato in gruppi, va bene, e ho sviluppato un certo tipo di interesse per tematiche che prima magari a casa o nell'ambiente in cui vivevo non mi potevano interessare, ma perché non erano comuni come temi da trattare. Sicuramente in questo caso per me Berlino ha rappresentato molti spunti di riflessione, quindi sì, sicuramente in questo caso ti ritrovi a pensare, ok, prima non mi riguardavano queste cose, ora sono parte della mia vita ed è diverso, sì, sicuramente. Ti ho perso? Novella, ti ho perso? Perso Novella, al momento la mia coach... Stiamo aspettando che ritorni in linea, affrontando le tematiche sul cambiamento quando si rientra, quindi su una considerazione personale di quello che può essere, siamo diventati. Nostra specialista e coach Novella Cucetta dovrebbe tornare presto in linea, speriamo. Sapete che io non sono bravo a condurre da solo senza uno specialista, non posso spiegarvi più di tanto i temi, nel senso che anch'io sono vittima, come dico sempre a Novella, delle sue tesi e delle sue ore di coaching. Vi ricordo che l'argomento di oggi è la partenza come un nuovo inizio, come ci ha spiegato anche Novella, intendiamo la partenza come rientro in patria e non come partenza verso un paese straniero, ma no, nel paese straniero c'eravamo già e stiamo rientrando in patria. È quello che succede quando una persona decide di rientrare in patria, quindi quelle che possono essere le emozioni, i cambiamenti che sono avvenuti nel tempo mentre si era all'estero, le motivazioni per cui si rientra in patria, che possono essere positive, come ci diceva Novella, o possono essere negative, o comunque anche neutre. Non consideriamo sempre negativa un'emozione, ma possiamo essere costretti a rientrare in patria, come diceva Novella, per motivi legati alla salute di alcuni familiari che ci chiedono comunque una maggiore presenza. E siamo costretti comunque a ritornare sui nostri passi e a dare la priorità al rientro. Eccoci qui. Novella di nuovo qui con me. Cosa mi lascio dietro le spalle? La connessione internet di Berlino. Volentieri, vero? Sì, tra l'altro stavamo anche toccando un punto abbastanza importante, no? Perché... Cioè, stavamo parlando di un assetto identitario abbastanza importante. Mi dispiace che sia interrotta questa connessione, purtroppo è... Non c'è problema, sono partito di monologo noioso, non ti preoccupare. Allora, vediamo un po' come riusciamo anche a recuperare un attimo quello che stavo facendo vedere prima, però non è un problema. Allora, dicevamo prima, no, ci eravamo bloccati un po' sull'assetto identitario, quello che siamo diventati rientrando poi in Italia, chiaramente ci dobbiamo riconcentrare su tutto quello che siamo diventati, quindi cambiano le nostre priorità, cambiano anche il modo di relazionarmi, cambia modo di relazionarsi anche con le persone che prima mi stavano attorno. Quello che vorrei fare ora è passare un po' più ad una fase più programmatica, intendo una fase più di cercare di puntare su degli obiettivi che possono essere importanti per il futuro, per una volta rientrati in Italia. Chiaramente non riesco a condividere la...
Le slide. Una slide, pazienza, non è un problema. Allora, al lavoro per un nuovo inizio. Allora, utilizziamo in questo caso, in questi ultimi 10 minuti che mancano, utilizziamo una tecnica, uno strumento che è stato elaborato da Gabriele Ettinger, che tra l'altro è anche professoressa all'Università di Amburgo, che in un libro che si intitola Rethinking Positive Thinking, ha praticamente elaborato un piccolo strumento che ci aiuta a definire quali sono gli obiettivi per il nostro futuro. E semplicemente quello che lei dice è: iniziamo a pensare a quale sarebbe il nostro desiderio, cioè in una determinata situazione, quale potrebbe essere la situazione lavorativa, cosa vogliamo che succeda una volta che ci trasferiamo in Italia, no? Questo lo aggiungo io, questo pezzo, perché chiaramente lo strumento si applica a diversi contesti. Cosa vogliamo che succeda? E cerchiamo di definirlo nella maniera più specifica possibile, soprattutto a livello di tempo e di spazio. Esempio, se io volessi, rientrando in Italia, volessi migliorare la mia situazione lavorativa, il mio desiderio in questo caso, quindi il mio obiettivo, dovrei definirmelo, e qui il coach per esempio aiuta molto perché aiuta, accompagna nella definizione di qual è questo obiettivo. Per esempio potrei dire vorrei rientrare in Italia e per quanto riguarda la situazione lavorativa vorrei avere un lavoro che mi permetta di lavorare 4 giorni su 5. In maniera da dipendente, diciamo, e poi voglio tenermi con un orario di lavoro 9-5, per dire, e invece vorrei tenermi una giornata per le mie attività da freelancer. E qui vedi, c'è anche l'identità, tutto il vissuto di Berlino, no? Che per esempio per me mi ha portato a vivere questo aspetto del freelance, del lavoratore autonomo, no? E quindi me lo porto dietro, è importante per me ancora. Quindi nella situazione lavorativa io voglio che succeda questo, che ci sia 4 giorni come lavoratore dipendente e un giorno come lavoratore autonomo. Quindi, e questo lo voglio realizzato in un anno, ok? Quindi decido una tempistica. Quindi questo è il primo step. Il secondo step che dice, di cui parla Ettinger è cerco di visualizzare veramente, di trovarmi nella situazione. Quindi come mi vedo in quella situazione? Quindi in un anno io mi vedo che la mattina vado a lavorare, sto a lavorare dalle 9 alle 5, poi torno a casa, blah, 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 poi il venerdì invece mi occupo delle mie cose, ho un mio studio, incontro dei clienti, quindi il mio desiderio diventa sempre più vero, sempre più caratterizzato, come se avessi una tavola da pittore, quindi come se avessi un quadro. Quindi inizio a dipingere veramente, non tengo solo la cornice, che sarebbe il mio desiderio, ma vado proprio a dipingere qualsiasi cosa, utilizzo un certo tipo di colore piuttosto che un altro, utilizzo un certo tipo di pennellate, eccetera, eccetera. Quindi disegno veramente quello che desidero nei dettagli più piccoli, ecco. Piccolo. Esatto. E, forse è apparsa la... Sì, ci Vai. siamo. Ok. Il secondo step, questo l'abbiamo appena detto, visualizzare il modo migliore in cui desideri che si realizzi, quindi il modo migliore, quello che io veramente desidero. Cosa potrebbe succedere ad ostacolarti? E qui parliamo non solo di ostacoli esterni, tipo non trovo il lavoro, mio figlio avrà bisogno di cure particolari perché sarà spaesato dal rientro, i miei genitori avranno bisogno di essere seguiti molto di più rispetto a quello che mi immagino. Quindi non solo questo, cerchiamo di capire anche internamente quali sono i miei ostacoli interni, la mia pigrizia, la mia procrastinazione che mi impedisce veramente di raggiungere, la mia paura del fallimento e via con la lista, la mia frustrazione, la mia
preferenza per il lamento continuo rispetto che al fare effettivamente qualcosa, no? I miei pensieri negativi, le mie trappole mentali, eccetera, eccetera. Quindi anche quello che io posso internamente di mio ostacolare, cioè quello che posso mettere sul piatto per ostacolare me stesso, perché non è sempre colpa degli altri, non è sempre colpa della situazione, c'è qualcosa che anche io metto sul piatto. Certo. Quello che dice poi Leitinger, è l'ultimo, questo è l'ultimo, l'ultima fase, qui ci sono quattro, il modello si chiama WOOP, okay. No? Cioè, WOOP, quindi wish, che il desiderio l'abbiamo visto, outcome, che abbiamo visto come si dovrebbe realizzare questo desiderio nei minimi particolari, la O, obstacle, appunto, che è questo, e poi avremo la P dopo. La O di obstacle, sì, quello che l'abbiamo già visto, scusate. Ok, questa è l'ultima fase, plan, la P di plan, scusate. Allora, se arrivasse l'ostacolo XYZ. Quindi se io mi ritrovassi a comprendere che sono stato veramente pigro, no? Quindi se vedo che sono pigro, se la mia preferenza è accendere Netflix piuttosto che studiare, perché magari voglio tra un anno, il mio obiettivo, il mio desiderio è tra un anno quello di laurearmi. Se mi ritrovo a non aprire il libro, ma a stare sul divano costantemente, come potrei fare? Come mi potrei preparare? Quindi qua è il piano contingente, se i project manager che sono all'ascolto, insomma, intendono subito quello che sto dicendo. Quindi come posso prepararmi a questo? E qui è la frase che ci aiuta è, se succede questo, cosa posso fare? Cioè, se c'è la spia d'allarme, che cosa posso fare? Come posso prepararmi? Cioè, come io adesso posso prepararmi? Se vedo che fra un anno ancora mi mancano, per esempio, 5 esami alla tesi, cosa posso fare? Posso trovare qualcuno che mi aiuti, posso trovare molto più spazio, posso bla bla bla, insomma, un sacco di soluzioni potrebbero essere trovate già da subito. Perché non all'ultimo momento? Perché all'ultimo momento c'è la situazione da caserma dei pompieri di cui abbiamo parlato e di cui ritorniamo sempre della pericoccia numero due, no? Cioè c'è sempre qualcosa che, cioè, se succede all'ultimo minuto, le possibilità che riusciamo a veramente ottenere quell'obiettivo che ci siamo posti potrebbero essere molto scarne, perché c'è l'ansia, c'è la preoccupazione, c'è il bloccaggio totale del nostro cervello, soprattutto la parte creativa, che è quella che poi tira fuori le soluzioni, no? Quindi se io sono già pronto ad un'eventualità, posso avere un piano B, insomma, no? Che non è un piano B, è diciamo un piano che aiuta a raggiungere comunque l'obiettivo. Okay. E quindi questo chiaramente in una sessione di coaching è fatto molto, molto, molto più approfonditamente, molto più dedicato all'individualità della persona che hai di fronte, quindi si va nel dettaglio molto specifico di quello che la persona, delle soluzioni che la persona vorrebbe trovare, ed è responsabilità non solo del coach ma anche del partner di coaching, quindi del cliente, diciamo, riuscire insieme a trovare una soluzione. Quindi dicevo all'inizio, il compito del coach è quello di fare domande che siano domande efficaci, domande che vanno a scavare all'interno delle difficoltà della persona che ha di fronte o anche delle potenzialità che la persona ha di fronte, e quindi insieme riuscire a creare un piano di obiettivi che vada bene per la persona, non per il coach, ma per la persona con l'aiuto del coach. Detto questo, per approfondire, come sempre ho la parte dell'approfondimento, no? Cioè, cito sia il libro da cui ho tratto lo strumento del WOOP, e WOOP è il nome anche dell'app da scaricare. Okay. Il QR code che vedi lì, Ivan, è invece si può direttamente prendere con la fotocamera del telefono, e si rimanda a tutte le dirette mie,
Da cui, per esempio, andare a vedere la pericoce numero 2 che parla del cambiamento e fare riferimento un po' a quello di cui ci siamo detti oggi e soprattutto alla Wheel of Life che aiuta piano piano a capire a che punto siamo con la nostra soddisfazione personale. L'ultima cosa, i miei contatti, quindi il sito internet, la mail novella@nocco-space.com, mi potete seguire anche su Instagram e il prossimo episodio a settembre. Il prossimo episodio a settembre, come dici tu bene. E quindi Con anche una per grande oggi. sorpresa, con una grande sorpresa. Con una grande sorpresa, hai ragione, con una grande sorpresa che lasciamo ancora in In sospeso, non mistero. diciamo nulla, non diciamo nulla. Comunque, anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra pericoccia, anche Anche oggi. oggi con qualche difficoltà tecnica. Ma sì, perché a proposito di piani B e di piani che possono aiutare a portare a termine, abbiamo portato a termine anche oggi la nostra diretta. Quindi eravamo quasi pronti, la caserma dei pompieri non è stata allarmata. Noi auguriamo a tutti un buon weekend comunque, un buon inizio aperitivi e un grande bel tempo nel weekend, ovviamente. Io ti Ah, sì, ringrazio domani sì. ancora, Novella. Speriamo, io incrocio sempre le dita. Grazie mille, Novella. Cin cin ancora e buon weekend. Buon weekend a tutti quanti, alla prossima. Ciao. Ciao.